Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi porto a non è una clinica, è più un grosso incontro tra amici, perché sono tutti batteristi amici, organizzato da Emiliano Cantiano, che ha voluto fare questa cosa con un po' di batteristi metal, ma poi da quello che ho capito non ci saranno solo batteristi metal, ma ci saranno anche batteristi fusion, gli insegnanti. E la serata, la giornata diciamo, terminerà il batterista americano John Macaluso. Onestamente non so cosa aspettarmi, non so se una presentazione di corso oppure solo un festival o un incontro tra amici per divertirsi, per suonare un po'. È sicuramente un'iniziativa carina, ci vado volentieri, ringrazio anche Emiliano per avermici invitato, intanto quel rosso non se ne va. Ah, mi stavo dimenticando, chi non si fosse ancora iscritto al canale lo può fare tranquillamente, basta cliccare sul pulsante, cliccare anche sulla campanellina e niente, adesso ci vediamo direttamente lì all'evento, subito dopo la sigla. Just to crawl through your life like a ghost, like a ghost. I have beauty in range, for the love, for the pain. No one knows, no one knows. So I wrote a letter today. Come è andata? Bene, siamo qua, alla fine. Esatto. Innanzitutto facciamo gli auguri a sto ragazzo che esatto. Si è laureato. Grazie. Auguri Yuri. Grazie. Fa pure rima. Che... Esatto, auguri Yuri, sei l'unico nome che fa rima con auguri. Esatto. È vero. L'unico nome che fa rima con auguri. Esatto. Beh, come l'avete vista sta manifestazione? Beh, innanzitutto una manifestazione organizzata da Emiliano, da paura. Riuscita. Poi tra di noi è stata veramente in famiglia, perché bene o male ci conosciamo tutti. Sì, infatti è stata una cosa carina. Confermo. Come la vedi? La vedo bene, nel senso che ce ne vorrebbero di più. Secondo me ce ne vorrebbero di più e ci vorrebbe più affluenza, e quello dipende molto anche dalle persone che trovano vari interessi, a volte più interessati meno. Però c'è anche da dire che credo che sia stata organizzata un po' all'ultimo. Vero anche questo. Però secondo me positivo comunque il fatto però che è stato sponsorizzato come evento, quindi c'è stata pubblicità dell'evento. No, gente comunque ce n'è venuta. C'era abbastanza. Abbastanza persone. Diciamo che in questi casi è abbastanza e mai abbastanza. Esatto. Sarebbe sempre purtroppo bello che c'è un po' di più. Però comunque siamo contenti. John, grandissimo. Un'energia pazzesca. Un volume allucinante. Ci ha fatto vedere all'ultimo quel tipo di tecnica che parte dalla spalla e scende. È chiamata tecnica Van Gogh. Van Gogh è un volume povero rullante, direi. A volte sapevo proprio, lui pensava proprio che devi cadere da un grattacielo. Esatto. Lui la vede proprio così nel colpo. Sì, quindi è notevole. Va bene, ragazzuole, ci vediamo al prossimo. Grazie ai prossimi video. Ai prossimi. Grazie mille. Ciao. Ciao. We'll be right back.
Milano, com'è andata? Bene, molto bene, mi sono divertito da morire oggi. Che ne pensi di queste manifestazioni? Adesso lo chiederò un po' a tutti. Ma io penso che andrebbero fatte un miliardo di queste qua. Delle manifestazioni, il problema io è che... Io ho visto che anche hai risposto un po' di discretamente. Contando che non c'è stata proprio una notevole pubblicità. Sì. Ma in Italia, soprattutto a Roma, non va tantissimo questa cosa, purtroppo. La gente è molto pigra, vabbè, questo è un discorso. Vabbè, a poco a poco. Però io spero che si riprenda un pochettino, spero veramente tanto, perché fanno bene alla musica e fanno bene soprattutto a chi vuole imparare qualcosa, rubando con gli occhi da musicisti non conosciuti, ma che comunque sono molto bravi, alla fine, no? Tutti quanti. Bene, John l'hai visto? John è figo, appena si siede nella batteria, capisci che quello, la motivazione per cui viene chiamato da tutti quanti i musicisti metal più famosi al mondo è così. Può non piacere, però è fenomenale. Allora, complimenti a te. Grazie, e ci vediamo alle prossime volte. Grazie. Ciao a tutti. Paolo, beh, allora ti sei divertito? Sì, mi sono divertito. Saluto a tutti gli ascoltatori di Livio, telespettatori, perché ormai siamo web spettatori. Senti, che ne pensi di queste manifestazioni? Le sto sempre, io cerco di spingerle. Ma io credo quando sempre... ci sono, cerco di andarci. Sì, l'affluenza è sempre un po' così, un po' limitata, però io penso siano delle buone. Di buoni anche per occasione, erano tutti abbastanza forti, poi c'era John che chiudeva secondo me John era da vedere, molto bene, batterista soprattutto poi rock, ma soprattutto per passare una bella giornata con amici, cioè per passare anche perché ci conoscevamo tutti, cioè una giornata di chi è stato a casa sbagliato, sappiatelo, la prossima volta magari un salto fatelo, anche perché è un buon modo per stare insieme, per conoscersi, per bypassare il web, perché alla fine insomma sempre dietro sta tastiera un po' limitante, almeno uno si incontra. Tu non sei a Roma? No, io sto a Colleferro. E insegni lì? E insegno a Colleferro. Chi vuole venire a studiare da te deve andare a Colleferro? Sì. Presso? E è uno studio privato, c'è uno studio privato. Quindi ti devono cercare su Facebook? Sì, basta il contatto su Facebook e poi io giro. Va bene, quindi chi sta là in zona
sapete e da poi chi dovete c'è andare. Qualche appuntamento in giro con qualche clinic a Roma, sarò il 28. Bene, fammelo sapere, magari vengo a trovarti. Ecco, il 28 sono a Roma da Emiliano presso la Vertigo. Poi il 24 sarò a Pescara e altre date in giro, Milano, Ragusa, insomma, così in questo mondo. Va bene, dai, ci vediamo allora nel prossimo. Perfetto, grazie mille, ciao a tutti. Con John Emiliano e me, che io non so l'inglese, quindi Emiliano ci dà una mano. Sono il traduttore. Fai anche il traduttore. Allora, innanzitutto grazie Emiliano per aver organizzato questa cosa, per aver chiamato John, e ti invito a organizzarne altre perché sono fighissime, eccetera. Allora, per prima cosa intanto io ringrazio te per essere venuto e per tutto il lavoro che stai facendo di video report di questa giornata. Colgo l'occasione per ringraziare tutte le persone che sono venute. Sinceramente lo dico tranquillamente, ce ne aspettavamo di più, perché abbiamo fatto questo evento proprio per condividere tanti stili diversi di drumming nella stessa giornata. Ma confidiamo che magari andrà meglio. La sala non era vuota, c'era diverse persone. Sì, no, ma siamo soddisfatti del numero, è che diciamo, ormai lo sappiamo bene, vivendo sui social network, quanto si parla dell'importanza di condividere, imparare, mettersi in gioco. L'evento di oggi era proprio 7 batteristi che si mettono in gioco per un confronto costruttivo, per stare tutti insieme e per dare tanto al pubblico. Quindi diciamo, ti aspetti sempre magari anche una risposta più elevata delle aspettative, perché vivi la cosa con una passione a volte quasi infantile, come un bambino che aspetta il suo cartone animato preferito e non vede l'ora. Io almeno la vivo così. Però alla fine ti posso dire una cosa. Certo. Se c'era troppa gente forse non si sarebbe gustata. Cioè, io che ero qui, quelle 40 persone che c'erano qua, comunque l'abbiamo vissuta molto in maniera più intima, molto più tranquilla, si poteva anche fare domande a John, eccetera. Quindi alla fine, fidati, è andata meglio per chi è venuto, peggio per chi è rimasto a casa. John, tu invece come ti è sembrata la giornata di impressions oggi? About the day. Batteristi bravi. I mean, some of them I didn't know. I know Emiliano, I know Spring, Andrea, but some of the other guys I never saw, I never met. Mai conosciuto? No. Mai didn't. Conosciuto? Yes. Però bravi. Incredibile, technique, groove, musicality, everybody was great. And I know Emiliano for tanti anni. Emiliano salva mi culo. When I first came to Italia, I call it the couch tour, the divano tour. I was playing and sleeping on the divano, somebody's house, or going to a hotel. And Emiliano said, hey, Emiliano è una risorsa per Roma e per la musica in generale. Yeah, Emiliano said, John, Namo, come to my house. So I stayed with him doing Mesa, right? 2 months and got more situated, you know, found a life, but grazie Emiliano. Comunque, the day was figo and molto felice. Bene, allora niente, salutiamo tutti quanti. E ci vediamo alla prossima manifestazione che organizzeremo magari la prossima volta. Guarda, colgo l'occasione, ve la segnalo subito: 28 aprile, domenica, The Blaze Music Studio, Viale Regina Margherita. Giampaolo Rao, uno dei batteristi che si è esibito oggi, farà una clinic in cui esporrà tutto il suo metodo
un metodo veramente interessante proprio per la crescita tecnica e musicale di ogni batterista. E portatevi la pennetta, perché il metodo vi sarà regalato in PDF alla fine della clinic, quindi cioè considerate, vi vedete una clinic e vi viene regalato un metodo di batteria. Bene. Se insomma comprate meno, sapete quanto costano, e se non lo sapete, dietro a un metodo sono anni e anni di lavoro. Nel suo caso si parla di quasi 7 anni di lavoro per il metodo, perché è veramente innovativo. Quindi mettetevi una mano sulla coscienza da musicisti, provate a immaginare il sudore che c'è per un lavoro del genere, e se veramente volete imparare qualcosa di nuovo a livello didattico per avere una nuova visione dello studio, è una clinica che secondo me dovreste vedere. Bene, allora ci vediamo. Viene anche John il 28? Se non è in turco, Jennifer Batten, sì. Sì, 28 aprile, you are in Rome, o in turno di Jennifer Batten? No, suono con Jennifer Batten, chitarrista Michael Jackson, Jeff Beck, brava, brava. We play in Killjoy in Roma, 12 aprile. Allora, il 12 aprile con John e Jennifer Batten al Killjoy, e il 28 aprile con Emiliano Giampaolo Rao al The Place Music Studio. Io sarò solo inquadrato organizzatore, quindi avrete Giampaolo per 3 ore a disposizione, e non è poco. Bene, grazie. Allora salutiamo tutti e bye. Ciao bye a tutti. Iscriviti al canale, a te costerà un minuto, ma a me darai una grossa mano a far crescere il canale. Inoltre, ricordati di cliccare sulla campanellina, in modo da ricevere una notifica ogni volta che pubblicherò un video.